In questo secondo video, oggi vi voglio portare in un posto molto semplice che da tempo permette di trovare una pace e una serenità dopo una giornata no e nella settimana e nel mese ne capitano veramente tante. Sigla e buona visione. Siamo sempre alla ricerca di cose grandi, quando basta veramente poco per essere felici. Signori, questa è una piccola strada vicino a casa mia e oggi vi voglio far vedere che cos'è per me la vera felicità. Per carità, è giusto avere ambizioni, è giusto aspirare a grandi traguardi, ma nel mezzo a tutto questo ci dimentichiamo spesso dell'incanto delle piccole cose. Guardate qua ragazzi, solo questa via, cioè non sembra di essere in una poesia, non lo so, questi alberi che fanno questa ombra, il rumore degli uccelli, il rumore degli insetti. E questo è il percorso che faccio quotidianamente quando voglio rilassare un po' la mente. Il Piemonte appunto è molto più di un semplice luogo geografico, non c'è quella confusione come ci potrebbe essere in Lombardia e in Veneto, c'è pace e serenità. Detto questo vi porto a fare questo tour, 7-8 km andare e tornare, in mezzo qua alla campagna, al verde. Questa è una strada ma praticamente non passa nessuno. Si vedono anche le montagne, non so se le vedete là in fondo. Oggi è anche una bellissima giornata. Eccoci arrivati a metà strada. Ci sediamo qua. Devo ammettere che oggi è giornata top perché il sole finalmente si è abbassato, quindi fai questa bella camminata dove non senti neanche più il caldo troppo forte che ti scioglie. Sono le 4 del pomeriggio, quindi si sta discretamente bene. Queste piogge finalmente hanno portato un bel po' di fresco. E guardate qua ragazzi, che pace, che relax. Sono qua su una panchina, faccio un po' di stretching e mi rilasso, sento il rumore dei grilli che cantano. Ho in mente un sacco di cose, un sacco di programmi da fare. Domenica sarò sul Monte Ebro, che si trova sempre qua vicino a me, 1000 metri di dislivello, 11 km. Mi voglio preparare perché voglio fare la Via del Sale, partirà da Varzi, arriverà a Portofino, saranno intorno ai 90 km, e quindi mi sto esercitando, penso di andarla a fare intorno a novembre. Piano piano raggiungiamo l'obiettivo dei 100 km. Tosta, ma io voglio provarci perché deve essere un'emozione non da poco. Dopo aver recuperato un po' di energie si riparte ragazzi, qualche chilometro ancora e poi torniamo indietro. Siamo quasi arrivati, abbiamo fatto praticamente 4 km. Tra l'altro guardate quella nuvola messa lì da sola in mezzo che non fa niente. Non so se la vedete, stranissimo. Arrivati alla prima tappa, un po' di stretching. Prima prendo questo bel fresco. Io ero solo abbandonato, eccolo di nuovo qua. Guarda che bello sulla strada. Qui tutto solo, però ce l'ha fatta lo stesso. Panchine superate, si torna quasi a casa, siamo quasi arrivati. Allora ragazzi, sono praticamente arrivato. In totale abbiamo fatto quindi 7,5 km, abbastanza soddisfatto. Spero che i miei consigli vi possano servire. Seguitemi, mettete mi piace il video se vi è piaciuto, lasciatemi un commento se volete sapere dove si trova il posto in cui sto registrando. Domenica sarò sul monte, mi raccomando, attivate la campanellina che pubblicherò poi il video della mia avventura. E ho tante cose in serbo da portarvi. Ciao!